Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video update gravidanza in cui vi aggiorno un po' su come procede, visto che adesso sono all'ultimo trimestre della gravidanza, quindi sono proprio a buon punto, ci siamo. E voi mi fate sempre un sacco di domande, sia me le avete fatte sotto all'ultimo video update che casomai vi metto qua nelle schede, ma anche su Instagram, quindi ho pensato di fare un altro video e anche perché vi devo dare una notizia stupendissima, ovvero che su caritashop.com ci sono i saldi. So che è una cosa che stavate aspettando in tantissime per fare super rifornimenti, quindi vi dico datevi da fare perché c'è il 20% di sconto su tutto il sito e non ci sarà mai più. Tanti prodotti li trovate scontati già sul sito e per tutto il resto basta che inserite il codice saldi20 e avrete il 20% di sconto sui prodotti. Prendete tutto, fate scorta di tutto, anche perché considerate che manca poco e poi ci saranno le vacanze, quindi comunque fate scorta adesso. Tutto quello che finirà non sarà rifornito fino a settembre perché ovviamente le aziende sono tutte in ferie, quindi ora dopo ora, giorno dopo giorno finiscono i prodotti, quindi fate scorta per adesso, per agosto, per settembre, per il rientro, perché ovviamente risparmiate tantissimo. Quindi il codice è saldi20 e vi aspetto su caritashop.com. spero che vi faccia piacere questa sorpresa. Che i saldi fanno sempre piacere per prendere qualcosina in più, in modo che si può fare un bel rifornimento e risparmiare qualcosina di soldi. Poi vi voglio far vedere il corredino di baby perché abbiamo comprato varie cose e le ho sistemate tutte nel cassetto, quindi ve le voglio far vedere. Poi vi voglio far vedere il momento in cui si è girato, come si muoveva la pancia, voglio far vedere il pancione, come si muoveva la pancia, che è anche una cosa che mi avete chiesto in tantissimo, quindi vi metterò il video oltre a farvi vedere il pancione in che stato sta. E vi voglio aggiornare un po' di quello che sta succedendo, anche perché l'ultimo periodo sta andando abbastanza male, cioè tra virgolette, nel senso che male perché comunque sto male, cioè penso che questo sia il periodo più difficile per me di tutta la gravidanza. Quindi vi voglio dire queste cose non per scoraggiarvi, non per buttarmi giù. Sapete che io non fa parte di me la visione pessimistica e negativa, però veramente sono stata male. Quindi se posso prepararvi a questa cosa, di modo che se dovesse succedere anche a voi, perché oltre al malessere e al dolore uno si preoccupa anche, insomma, che se può essere qualcosa di grave, quindi vi voglio tranquillizzare e voglio anche dei consigli da voi. Quindi iniziamo per gradi. Allora, inizio innanzitutto consigliandovi alcuni prodotti che, soprattutto adesso che sono scontati, vi consiglio di prendere perché io sto utilizzando tantissimo, soprattutto adesso che sono incinta, ma comunque vanno bene per tutti perché sono buonissimi, biologici, naturali. Comprateli ragazze e come al solito vi metto la lista di tutti i prodotti nel box informazioni sotto. Sulle labbra, so già che me lo chiederete, quindi ancora prima di iniziare, ho utilizzato la matita questa qua di Nabla, Red Lantern. Comunque vi metto il link nel box informazioni perché ovviamente lo sconto del 20% è valido anche su tutti i prodotti Nabla, quindi ragazze fate scorta di tutto perché sono stupendi. E ho utilizzato questo rossetto che è bellissimo secondo me per l'estate, adoro. Con matita o rossetto durano wow tantissimo. Comunque vi metto il link nel box info sotto. E invece per truccarmi ho utilizzato la palettina Cutie, che è quella nuova, è troppo bella ragazzi, se ancora non l'avete presa approfittate adesso che è scontata al 20% e quindi risparmiate un bel po'. È veramente veramente bella questa qua, proprio per le vacanze, perché è piccola, portabile, e poi si fanno un sacco di trucchi belli, proprio un corallo, comunque la amo. Ad esempio, consiglio che mi chiedete sempre per le smagliature, io sto utilizzando questo qua che è buonissimo ed è un olio da massaggio, olio mandorle dolci, olio corpo e capelli. In verità si possono fare anche degli impacchi, ad esempio dopo il mare, sui capelli, ed è ottimo alle mandorle dolci, è ottimo, faccio massaggi sul pancione, sul seno, va bene per tutte ragazze, anche per le non incinte se state facendo una dieta o comunque per elasticizzare la pelle. E la cosa bella è che profuma di mandorla, quindi è pazzesco, mi piace un sacco da utilizzare perché appunto è difficile trovare un olio di mandorle che profuma di un mandorle così bello e profumoso, insomma mi piace un sacco, quindi questo ve lo straconsiglio. Poi
sempre per il corpo, una cosa che mi piace fare tantissimo è questo qua, uno scrub. È uno scrub praticamente al lampone ed è troppo troppo buono, uno scrub che è super super rassodante e però non è aggressivo, quindi non toglie l'abbronzatura, mi piace perché rassoda la pelle, la rende liscia, omogenea, toglie i peli incarniti e quindi mi piace un sacco di farlo questo qua. Mi trovo benissimo. Un'altra cosa è il balsamo struccante. Questo è un prodotto innovativo con cui mi sto trovando da Dio, ragazze, perché è un balsamo che praticamente tipo un balsamo, un burro che strucca insieme viso e occhi e toglie via tutto il trucco. Guardate, è favoloso. E questo è di Apiarium, è buonissimo, ragazze. La cosa bella è che questo qua lo userò per tutte le vacanze, soprattutto perché quando sei pigra, magari è tardi la notte, non ce la fai a struccarti, prendi un po' di questo, lo passo tutto il viso, ti sciacqui, è magico, ti toglie tutto il trucco. Poi, per quanto riguarda i capelli, io mi sto trovando benissimo a fare la maschera, questa qua, utilizzarla anche come impacco. Cioè, oltre a fare impacchi con oli, vi ho fatto vedere ad esempio questo qua, che va benissimo anche per i capelli, poi sul sito ne trovate tantissimi. Mi piace fare una volta a settimana anche un impacco con la maschera, e questa qua, intensiva, è buonissima, ragazze, questa. E io la utilizzo proprio... la metto sui capelli un po' bagnati e la lascio in posa per 20 minuti prima di farmi lo shampoo. Vengono bellissimi, capelli morbidi, lucidi, proprio belli belli belli, quindi ve la consiglio. Questa qua è super super ristrutturante, lascia i capelli morbidi e setosi. E poi utilizzo sempre lo shampoo della Piarium, della stessa linea, comunque mi trovo da Dio. Un'altra cosa che vi straconsiglio, questo è per il viso, è il nuovo tonico che abbiamo preso di Cosmesi Siciliana. Io sono innamorata pazza di questa marca che ho inserito sul mio shop, anche voi, perché l'ho fatta in Sicilia, sono super super naturali, con agrumi di Sicilia, limoni di Sicilia, hanno dei profumi pazzeschi, ragazze, e sono veramente veramente buoni. Secondo me valgono tutti i soldi che costano, però adesso che sono scontati al 20% vi conviene ancora di più provarli e fare veramente scorta. Non c'è un prodotto che non mi è piaciuto, sono tutti top. Ovviamente voi sapete che io provo sempre tutto prima di inserirli sul mio shop. Questo è il tonico ed è buonissimo, è un tonico illuminante astringente con acqua di fiori d'arancio, è buonissimo, ragazzi. A parte il fatto che la profumazione mi piace un sacco, è troppo buona, e poi la cosa bella è che veramente veramente illumina il viso. Potete utilizzarlo con le mani, lo mettete sul viso, o con un dischetto, comunque vi rinfresca un sacco, ha una profumazione bellissima, vi chiude i pori, quindi elimina i pori dilatati e illumina tantissimo la pelle. Lo metto sul viso, sul décolleté, dappertutto. Poi che cos'altro ve lo consiglio? Ah, ve lo consigliare ovviamente di fare scorta di solari, ragazze, perché al 20% fate scorta, perché sono ottimi i solari che ho inserito sul mio shop, sono pazzeschi. In particolare questi qua di Cosmesi Siciliana sono buonissimi, profumano di monoi, sono top. Ad esempio questa qua è la crema, buona buona, non fascia bianca, buonissimi. E come anche quelli là di Alchemilla, e come anche questi qua della Saponara, sono buone. Sempre questa qua è la crema viso. Voi spesso mi chiedete una crema viso solare per proteggermi sia quando vado in spiaggia ma anche per il sole in città, che abbia un fattore di protezione. Questa è proprio una crema viso che ha una protezione ed è anche anti-age, quindi contrasta le macchie, le rughe, ed è molto leggera perché è proprio pensata specifica per il viso ed è protezione 30, è ottima. Questa qua, anche di questa vi metto il link nel box informazione, la potete utilizzare come base trucco sempre. Un'altra cosa che vi consiglio su Carita Shop è di approfittare delle acque profumate e dei profumi di Cosmesi Siciliana, sono, ragazze, pazzeschi. Allora, questi qua sono favolosi, io guardate, li uso tantissimo, mi piacciono un sacco. Quando non avete voglia di mettervi la crema, che fate? Prendete uno di questi, ad esempio questo è uno, rosa e mora di gerso, ma sono tutte buone, rosa e mora di gerso, e questo è verbena e mandarino, sono naturali, quindi le potete utilizzare sia sul corpo che sui capelli, sono completamente naturali e bio. E la cosa bella è che vi faccio vedere come la utilizzo. Ad esempio vado di fretta, non c'è il tempo di mettere la crema. Questa qua è un'acqua di bellezza, quindi non è semplice acqua profumata,
la spruzzate, è una figata assurda, su corpo, gambe, braccia, poi la massaggiate 3 secondi, così è praticamente come se voi vi siete messi la crema idratante, però non avete perso tempo, vedete, perché subito si assorbe e vi lascia la pelle profumata, morbida e bellissima. Quindi per me queste sono una figata. Però ci sono anche le acque profumate, proprio quelle là fatte così, vedete, che sono proprio quelle che non vanno massaggiate, sono proprio tipo dei profumi, però acque profumate, quindi completamente naturali, le potete spruzzare su tutto il corpo, quindi anche quando siete nude le spruzzate dappertutto, sono buonissime. Questa ad esempio è peone e pescanoce, è troppo buona, viene in questo pack così, e c'è abbinato anche il profumo, vi faccio vedere questi profumi. Questi qua li trovate di varie profumazioni, ma sono proprio, vi dico, belli, 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 belli. Mi piacciono un sacco. Vi faccio vedere, vedete come sono carini? Sono carini anche da tenere in bagno, infatti io li tengo tutti così. C'è anche questo qua che è Ventui Mari, ma sapete quanto è bella sta profumazione Ventui Mari? C'è il profumo che viene così, che è un po' diverso da questi qua, la linea Ventui Mari, vedete, però è ugualmente bella, sono belli belli, sono i primi profumi naturali che veramente amo alla follia. Ventui Mari è bellissimo, e c'è abbinata l'acqua profumata per il corpo, sempre Ventui Mari, e c'è abbinato, vedete, potete prendere tutta la linea, la crema corpo ad esempio, crema corpo tonificante Ventui Mari. Quindi voi che fate? Che mettete prima la crema? Anzi, c'è anche il bagno doccia. Infatti mi sembrava di averlo preso, eccolo qua, il bagno doccia, però ho preso quello abbinato a peone e pescanoce, cioè comunque ci sono tutti, andate a vedere. Voi potete prendere il bagno doccia, che questi bagno doccia sono super super cremosi, quindi la cosa bella, ragazzi, è che non lavano via la bronzatura, non seccano la pelle, sono profumatissime, sono cremosi, quindi vi lasciano la pelle già morbida e idratata. Comunque da quando ce li ho uso solo questi, vi dico solo questo, penso, per farvi capire. E potete abbinare al bagno doccia l'acqua profumata, ad esempio in questo caso peone e pescanoce, e potete abbinarci anche il profumo. Scegliete voi la profumazione, però credetemi, ragazze, sono tutte belle, quindi prima una, poi un'altra, provatele tutte, approfittate adesso che c'è lo sconto, e sono scontate anche in tutti i miei gioielli, vedete, questi sono i chiamangeli bellissimi, che una ragazza mi ha fatto scoprire questa cosa perché l'ha messo così, vedete, praticamente ha fatto il giro e l'ha messa corta, quindi potete metterla anche così oppure lunga, insomma, come preferite. Comunque vi ho dato un po' di consigli, poi ovviamente fate voi sul sito, fate super rifornimenti e prendete un po' di tutto. Io sono felicissima anche di come stanno i capelli, perché vi ho detto, comunque li sto curando bene con questi prodotti, sono felice di come la pelle, di come sono i capelli. Allora, cosa è successo? Praticamente nell'ultimo periodo, l'ultimo trimestre, praticamente ogni giorno ho un dolore diverso. Vi dico così cosa significa avere un dolore diverso. Ad esempio, una volta ho la nausea, una volta un mal di stomaco, una volta un bruciore di stomaco. Pensate che sono stata 3 giorni con un dolore qua sotto, cioè proprio sotto al seno, alle costole, cioè quindi non è lo stomaco, sono proprio le costole, come se mi avessero perforato una costola, vi giuro, incredibile. Non si toglieva con nulla, non era legato al cibo, non era legato a nulla. Cioè, una cosa che, un dolore che c'era, cioè sono stata malissimo. E poi ho chiesto al ginecologo e mi ha detto che è normale, perché comunque è l'utero che si sta ingrandendo e quindi porta questi dolori anche alle costole. Io comunque mi stavo spaventando, perché, cioè, a parte l'intensità del dolore, che uno magari lo sopporta anche, no? Voi sapete, i farmaci non è che si possono prendere tanto in gravidanza, ma era la durata, perché non si toglieva, quindi dopo 2 o 3 giorni ero sfinita con sempre questo dolore, cioè la notte mi addormentavo per sfinimento, ma non si toglieva mai. Comunque, questo è per dirvi, adesso oggi si è tolto, praticamente stamattina ho avuto questa grazia che si è tolto. Però diciamo, se non è qua adesso, per esempio mi sta iniziando il brucio di stomaco, magari pensi perché devo mangiare, poi però mangi, magari mangi una fetta di anguria oppure non so, una mela, una cosa semplice, e ti viene mal di stomaco. Quindi
Io ho la sensazione come tanti fenomeni nell'ultimo trimestre di gravidanza non siano legati prettamente al cibo, alla posizione, a quello che fai, ma è proprio perché, cioè, così deve essere, perché veramente, vi giuro, io ho sempre un malessere diverso, comunque, a parte tutto amplificato dal caldo. Vabbè, comunque vi volevo dire un po' di aggiornamenti. Allora, sono di 30 settimane e 4 giorni, perché sempre ve lo chiedete, e sono quindi nell'ottavo mese, come mi dice la mia app che sto guardando, e alla nascita mancano 66 giorni. Yeah! Manca sempre di meno, ragazzi, quindi circa 2 mesetti pieni pieni mancano. Poi vi volevo dire un'altra cosa, vi volevo far vedere i movimenti della pancia, quindi magari adesso vi metto, appena finisco un attimo a parlare, vi metto i movimenti della pancia e facciamo così, vi metto adesso il video della pancia che si muoveva e poi vi dico. Allora, ragazzi, come avete visto, questa era la pancia che si muoveva quando io penso che si sia girato, perché voi sapete che prima era podalico e poi si è girato. Adesso, quando sono andata a visita, si era girato, quindi sta in posizione con la testa giù e la pancia si è mossa tantissimo. Quindi penso che, datemi conferma, penso che chiunque di voi è incinta se ne debba accorgere quando si gira. Però, perché tante mi scrivete anche e mi dite che siete preoccupate perché magari a voi non si gira, perché magari il contrario è sempre stato cefalico e poi verso la fine si gira e diventa podalico. Comunque state tranquille, perché comunque non è una cosa di cui preoccuparsi, anche perché è successo proprio a mia suocera questa cosa, che lei ha partorito il fratello di Dario, il podalico, proprio partorito così, però non ha avuto né complicazioni nel parto né complicazioni bambino. Quindi io penso che poi decida sempre un po' la natura come devono andare le cose. Non c'è, cioè, vi volevo tranquillizzare, ecco, questo era tutto. Poi che cos'altro? Vi voglio far vedere il pancione e vi voglio far vedere il corredino di baby. Stiamo organizzando anche il baby show, ragazze, poi vi aggiorno, vi darò tutti gli aggiornamenti sulle cose fantastiche che faremo, però stiamo organizzando il baby show, non vedo l'ora di farvi vedere tutto, quindi sarà bellissimo. Vi faccio vedere le cose di baby. Noi ancora non abbiamo fatto la stanza, però in questo cassetto ho messo tutte le sue cosine. È troppo bello, guardate, ci sono tutte le tutine, anche se praticamente questo è niente di quello che dovremmo comprare, però sono un po' di questi qua, sono dei bavaglini che mi ha fatto mia mamma, troppo troppo carini, li ha fatti lei con l'uncinetto, sono bellissimi. Guardate, qua ci sono tutti gli accessori, qua ci sono i pannucci, questi servono tantissimo, l'asciugamano. Poi qua cos'altro c'è? Vabbè, qua ci sono varie cose. Questa è la camicia della fortuna. Qua ci sono le cose che abbiamo comprato ad Amsterdam, tutte le tutine, i bavaglini. Qua ci sono altre tutine. Sono bellissime. Comunque, vi farò vedere tutto meglio, casomai, in un altro video, però adoro. Anche quando comprerò tutte le cose, proprio il trio, la culletta, tutto, vi farò il video, non vi preoccupate. Ragazzi, allora, questo è il mio pancione, come potete vedere. Enorme! Ragazze, mi sono messa un costume perché non si vedeva molto bene, quindi per farvi vedere meglio, vi vergogniamo ovviamente in intimo, mi sono messa un costume per farvi vedere. Questo è il mio panzone con il mio chiamangeli. È enorme, ragazze, è enorme. Veramente, io mi ricordo ancora che mi lamentavo. Comunque. Se io e Baby vi salutiamo, speriamo che questo video vi sia piaciuto, lasciate tanti like per Baby e anche per me, anche per Mami. Ciao, al prossimo video!